Oggi vi accompagno qui a vedere l'appartamento che ho scelto nel co-living qui a Las Palmas. Vi farò vedere anche la zona dove si trova e perché ho scelto questa zona. Vi farò vedere come è suddiviso l'appartamento e perché lo trovo molto comodo. Sei già iscritto o iscritta al canale YouTube di Viaggio Vero? Se non lo sei ancora, qui sotto trovi il pulsante rosso iscriviti, cliccaci sopra, ma clicca anche sulla campanella lì a fianco perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti, le notifiche e i prossimi video che andrò a pubblicare. Da gennaio 2021 è anche possibile abbonarsi a questo canale YouTube con una piccolissima cifra mensile che aiuta a sostenere il progetto di Viaggio Vero e per questo grazie, grazie, grazie. Ma avrai una marea di vantaggi, questi video pubblici ad esempio, 24 ore prima solo per te, in esclusiva per te, prima che diventino pubblici. Playlist dedicate solo a te che rimarranno sempre solo tue, quelle a pagamento che creo per te sempre gratuite, la possibilità di essere ospite mio in sala online il giovedì sera alle ore 21, una volta al mese, come e quando vorrai. Prima di iniziare il tour di questo appartamento ti faccio vedere la zona in cui è stato scelto. Ho scelto questa zona per diversi motivi, perché si trova circa a metà tra La Vegueta, che è il quartiere storico di Las Palmas, e circa a metà anche con la zona, diciamo, più viva di Las Palmas, quella dove si trovano quasi tutti i coworking, la maggior parte dei locali dove si va a fare serata, tra virgolette, anche se anche a Vegueta si va a fare serata, però di base sono circa a metà fra le due zone, in un quartiere comunque dove ci sono bar, dove ci sono ristoranti, dove ci sono supermercati, dove c'è un po' di tutto, però è un quartiere più residenziale rispetto agli altri due. Io sono sempre più per i quartieri un minimo più tranquilli, non voglio stare proprio nella movida estrema. Iniziamo dalla zona giorno, qui praticamente sono entrato. L'ingresso si ha tramite un'applicazione, ti danno una chiave virtuale, super super comodo. Anche l'ingresso della porta giù di sotto ha un codice, quindi tutto elettronico, non hai bisogno di chiavi. Apri la porta di sotto con un codice, arrivi davanti a questa porta, hai un'app con una chiave digitale, ce la metti di fianco, con Bluetooth si apre tranquillamente e poi sei appunto in questa zona giorno. Una zona giorno che ha tutto, come puoi vedere, ha i fornelli, ha induzione, ha pentole, tutto, bicchieri, piatti, tutto, un bel lavello, un bel frigo moderno, bello grande, ci sta di tutto e poi c'è anche il forno a microonde, che è sia microonde che grill. Il tavolo per cenare, per chiacchierare, eccetera. Ci sono tre sedie perché l'appartamento ha tre stanze da letto. Come potete vedere, c'è la stanza numero 1, la stanza numero 2, che è la mia, che vi farò vedere, e la stanza numero 3, là in fondo. Tre ospiti massimo. Ora in questo momento io sono da solo, quindi mi va di lusso, però tre ospiti massimo per una zona giorno non troppo grande, ma secondo me usabile tranquillamente. Le camere invece sono fighissime perché sono belle ampie, luminose e non c'è nessun problema, ve la farò vedere almeno la mia. Tutte le camere, anche in questo caso, si aprono con un codice, quindi è molto molto comodo, un codice che ti viene dato, non c'è problemi di perdere chiavi, lasciare aperto le porte, lo apri con il tuo codice e poi te la tiri dietro e si chiude la porta. A questo punto ti faccio vedere anche il bagno, prima di farti vedere la camera. Bagno normalissimo, però super super usabile, iperluminoso anche il bagno. Abbiamo tutto e anche il bidet. Ti ricordi il video sul cosa mi manca all'estero? Beh, questo non l'ho scelto per questo, ma ha anche il bidet. Quindi abbiamo tutto, vasca con il vetro doccia e poi vabbè, lavandino, eccetera, eccetera. Insomma, un bagno super, super utilizzabile senza nessun tipo di problemi. E ora veniamo alla camera. Ti chiedo scusa già da ora per il disordine, chiudo la porta così evitiamo rimbombi. Ok, letto matrimoniale, così super comodo. Come potete vedere, cerco di farvi vedere la dimensione della stanza che è veramente grande, sicuramente una stanza da 13, 12, 14, dai 12 ai 14 metri quadri, quindi è una stanza piuttosto grande. Abbiamo una bella finestra luminosa, ho studiato un po' la tenda perché è fin troppo luminosa questo orario, cioè dalle 11 alle 3 del pomeriggio è veramente luminosa. Un armadio grandissimo, vedete lo spazio anche dietro della parete, è tutto armadio, quindi due ante sopra, piccole per metterci magari la valigia, queste cose qua,
e le due ante grandi con tutti gli appendini, gli scansie, eccetera. Magari poi lo farò vedere. C'è una bella televisione che non ho ancora acceso, non mi interessa niente della televisione, però c'è una bella televisione, c'è Netflix, quindi potete anche distrarvi con quello. Io utilizzo il tablet, poi lasciate stare perché qua ho il mio treppiedi, la mia roba, però ho confusione quello che ho, una bella scrivania da lavoro, non ci lavoro sempre lì perché ho il co-working come vi dicevo, però c'è la scrivania di lavoro, internet super veloce, sedia comoda e non so che altro dirvi, il letto è comodissimo, ci dormo benissimo, c'è anche un quadro spettacolare che mi fa sognare sempre il mare, insomma qui ci sto piuttosto bene e ve lo consiglio assolutamente. E ora aspettate che mi siedo un attimo perché non è finita qui. Non è finita qui perché sono riuscito a parlare con il proprietario e mi ha detto che se mai un giorno voleste venire a Las Palmas e voleste alloggiare qui perché vi è piaciuta, avete visto questo video e lo contattate, dite che vi manda Cristiano Guidetti di Viaggio Vero e avrete il 5% di sconto. Ho provato a chiederglielo perché magari si poteva avere uno sconto per la community, sapete che ci provo sempre. Non per me, perché io ho già pagato questo mese, non so se rinnoverò perché magari cambio isola, eccetera. Quindi ormai è andata, però 5% di sconto per te, solo per te che hai visto questo video. Citami, cita Cristiano Guidetti di Viaggio Vero, perché sennò non te lo fanno questo 5% di sconto. Ah, dimenticavo di dire che ti metto il link qui sotto in descrizione della struttura, la vedrai, è un bel sito, è anche co-working, ma adesso non si può utilizzare perché è affittata a un'azienda completa, c'ha una bella zottea sopra, un bel terrazzo, insomma c'è tutto e lo puoi affittare sia a mesi ma anche a settimane o giorni perché lo trovi anche su Airbnb, quindi non è un problema se vieni una settimana a Las Palmas. Potresti stare qui tranquillamente. Sei già iscritto o iscritta al canale YouTube di Viaggio Vero? Se non lo sei ancora, il mondo Viaggio Vero è completamente gratuito. Link qui sotto in descrizione. Riceverai anche 2 o 3 volte al mese la newsletter con cui ti faccio vedere i video più gettonati, quelli che stanno andando meglio, ma ti do anche altri consigli di viaggio. E chiudo con i miei social media, la pagina Facebook di viaggiovero.com, fai mi piace anche lì così diventi fan, su Instagram @viaggiovero, ci sono anche le storie giornaliere, su Telegram @viaggiovero, sono monotono, lo so, con l'audio mattutino con cui ti svegli ogni mattina con un argomento di viaggio, mi tolgo anche qualche sossolino dalle scarpe a volte, comunque parliamo di viaggio anche la mattina con un audio da 4, 5, 6 minuti massimo. Se questo video ti è piaciuto, pollicione verso l'alto, questo pollicione mi aiuta a crescere il canale, la community, e per questo già ti ringrazio. Se non sei ancora iscritta, iscritta, come vedi qui sotto, la faccio una sorridente, non questa, ma questa, che è anche il logo di Viaggio Vero, ci clicchi sopra, clicchi anche sulla campanella lì a fianco, perché in questo modo riceverai tutte le notifiche ai video che andrò a pubblicare. Ciao da Cristiano, di Viaggio Vero.